Trasferiamoci a Matera. Siamo con il signor Mariano Schiavone, direttore generale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. Perfetto. Dopo circa 15 anni l'Italia ha una certificazione importante, soprattutto la località di Matera, è diventata capitale europea della cultura. Quanto è importante per la località stessa, ma anche per la regione Basilicata e diciamo anche per l'Italia? È un risultato importante, direi importantissimo, perché questo ci consente di acquisire una notorietà di carattere internazionale di altissimo rilievo e di altissimo livello. Essere capitale della cultura del 2019 ci attribuisce questo grande onore, ma anche questa grande responsabilità che una piccola città del sud Italia, una città come Matera, oggi diventa il luogo della cultura in Europa, un punto di riferimento importante, un punto di riferimento dove partendo da una città del sud si può tornare a fare cultura, si può acquisire una visibilità di carattere internazionale non solo per la città di Matera, non solo per la Basilicata, ma per l'intero meridione d'Italia. Perfetto. Quali saranno gli eventi principali a Matera di questo 2019? C'è una ricchissima agenda di appuntamenti, di iniziative importanti, la grande mostra sul Rinascimento, delle mostre permanenti che rimarranno nella città per conoscere la storia e la cultura di questo luogo, festival internazionali, ci saranno appuntamenti di carattere internazionale che si interrogeranno sul mondo della cultura, su come oggi va il mondo, di come, quali sono le scelte strategiche importanti per attraverso la cultura si può creare un mondo migliore. Quindi sono tantissime le informazioni che si possono ricevere tranquillamente sul nostro sito che è www.basilicataturistica.it, dove ci sono date, riferimenti, momenti dove poter vivere e raccontare e vivere direttamente un'esperienza quale appunto quella di visitare questa città meravigliosa e partecipare ai tantissimi eventi che si seguiranno in quest'anno. Perfetto, allora venite a Matera, che è sicuramente unica nel suo genere e vale la pena di visitarla. Vi aspettiamo. Noi invitiamo tutti, perché appunto Matera è una città inclusiva, una città dove ogni persona si può sentire in quel momento cittadino temporaneo della nostra città. Verrete accolte con grande calore, con grande partecipazione. Perfetto, a voi studio, grazie.